Hai l'elenco di nomi, perché leggiamo qua. Mettiamo in circolo e... Un po' così adatto. Sì, perfetto. Bene. Benissimo. Okay. Perfetto. E leggiamo i nomi a turno, poi capito uno per uno. Allora, siamo qui oggi per una iniziativa della Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà, una iniziativa di testimonianza civile e di segnalazione del gravissimo problema delle condizioni di detenzione e dei suicidi all'interno dei nostri istituti di pena. Nei primi 3 mesi di questo anno si sono suicidati 30 detenuti e si sono suicidati, vogliamo ricordarlo e siamo contenti di avere oggi qui con noi anche alcune organizzazioni sindacali, si sono suicidati 3 poliziotti. E di un altro è stato trovato il corpo, una persona che si era suicidato probabilmente nel luglio dello scorso anno. E questo fenomeno così grave, che se continuasse con questi ritmi arriverebbe a livelli che non si sono mai avuti nelle carceri italiane, è anche il sintomo di condizioni di difficoltà e di un sovraffollamento eccezionale, che in Italia ha superato la soglia delle 61.000 persone, 61.000 persone in spazi ristretti, ma anche 61.000 persone che non riescono a essere seguite adeguatamente dal personale per le carenze che il personale penitenziario, educativo e sanitario ha. E quindi noi in questa occasione vogliamo appunto testimoniare la nostra preoccupazione, riprendere la preoccupazione che il Presidente della Repubblica ha testimoniato il mese scorso, giusto un mese fa, dicendo che servono risposte urgenti ai problemi delle carceri italiane. E per questo in questa occasione, nella nostra realtà, oggi abbiamo sollecitato io come garante regionale e la collega Valentina Calderone come garante di Roma Capitale, anche appunto le associazioni e le organizzazioni sindacali a partecipare a questa occasione. Abbiamo avuto l'adesione di A Buon Diritto, di Antigone, di A Roma Insieme, della Camera Penale di Roma, che domani farà un'analoga iniziativa in ideale raccordo con questa nostra di oggi, della CGIL nazionale, della CGIL di Roma e del Lazio, di Cittadinanza Attiva, della Comunità di Sant'Egidio, del coordinamento regionale dei cappellani penitenziari, di Made in Jail, del PIT, della Società della Ragione, della UIL penitenziaria e di Vic Caritas. E queste sono le adesioni che abbiamo raccolto, ma siamo sicuri che c'è ancora tanta altra sensibilità nella società civile. E quindi noi ora faremo appunto quello che abbiamo annunciato, e cioè testimonieremo la nostra presenza qui leggendo i nomi, le età, i luoghi di detenzione o i luoghi di servizio nel caso degli agenti di polizia penitenziaria che hanno perso la vita quest'anno, di cui si è saputo che hanno perso la vita quest'anno. Io ringrazio ovviamente tutti i presenti e tutti gli operatori dell'informazione. Voglio ricordare che con noi ora c'è anche il collega garante regionale del Piemonte, Bruno Mellano, che coordina i garanti regionali di tutta Italia. Lo ringrazio per essere qui con noi. E ora, diciamo, in circolo leggeremo i nomi appunto di queste vittime. E certamente, come ricordava ora, la
l'avvocato che è con me, diciamo appunto domani questa iniziativa avrà diciamo sì una prosecuzione con l'iniziativa promossa dalla Camera Penale, sempre in questo posto, con gli avvocati vestiti delle proprie toghe per testimoniare questa situazione. Allora io a questo punto inizio, diciamo, e poi passo il megafono e alla collega Calderone e inizio dal primo nome. Alessandro, 33 anni, Poggioreale. Matteo, 23 anni, Ancona. Anonimo tunisino, 58 anni, Perugia. Carmelo, 53 anni, Augusta. Andrea, 47 anni, Ivrea. Anonimo italiano, 53 anni, Catania. Per i nostri colleghi, Bruno, 48 anni, Milano. Ciro, 55 anni, Ariano Appino. Mario, 57 anni, Cosenza. Aniello, 58 anni, Torino. Sami, 47 anni, Ancona. Nicola, 46 anni, Santa Maria Capua Vetere. Fabrizio, 59 anni, Agrigento. Modestino, 57 anni, Catanzaro. Andrea, 33 anni, Poggioreale. Giulio, 72 anni, Povera. Luciano, 38 anni, Poggio Reale. Antonio, 57 anni, Verona. Anonimo tunisino, 36 anni, Ancona. Ahmed Adel, 34 anni, Ossano Calabro. Ivano, 35 anni, Foggia. Francesco, 59 anni, Santa Maria Capua Vetere. Michele, 66 anni, Imperia. Carmine, 58 anni, Carinola. Sasha, 28 anni, Verona. Amici. Numero 28. Amiso, 28 anni, Marassi. Parwinder, 36 anni, Latina. Anonimo albanese, 46 anni, Terni. Rocco, 64 anni, Pisa. Matteo, 49 anni, Lecce. Gafur, 51 anni, Firenze. Anonimo marocchino, 27 anni, Pescara. Fiorenzo, 65 anni, Rebibbia Penale. Anonimo italiano, 77 anni, Rebibbia Nuovo. Daniele, 60 anni, Monte Tecce.
Anonimo marocchino, 45 anni, Gago. Pigiotras, 25 anni, Padova, reclusione. Ahmedi, 48 anni, Verona. De Ruccio, 73 anni. Giorgio, 27 anni, Padova. Andrea, 31 anni, Secondigliano. Patrick, 20 anni, Teramo. Amin, 28 anni, Parma. Anonimo Maliano, 38 anni, Poggioreale. Alica, 55 anni, Bologna. Alvaro Fabrizio, 31 anni, Torino. Ettore, 69 anni, Parma. Anonimo Italiano, 52 anni, Sassari. Massimiliano, 32 anni, Cagliari. Mohamed, 29 anni, Forlì. Anonimo Italiano, 36 anni, Pesaro. Karim, 37 anni, Vibo Valentia. Ahmed Fati, 42 anni, Pavia. Questi erano, rileggiamo anche i nomi degli agenti di polizia penitenziaria. Bruno, 48 anni, Milano. Ciro, 55 anni, Ariano Irpino. Mario, 57 anni, Cosenza. Aniello, 58 anni, Torino. Questa iniziativa è appunto parte di questo appello e deriva da questo appello che è stato fatto dalla conferenza nazionale dei garanti territoriali. All'interno di questo appello ci sono una serie di richieste. L'appello segue il discorso del Presidente della Repubblica del 18 marzo scorso, in cui appunto si chiedevano interventi urgenti e non più rimandabili per quanto riguarda le condizioni sia degli istituti penitenziari, ma appunto specificamente delle morti e dei suicidi in carcere. È importantissimo agire con urgenza. Una delle cose principali potrebbe essere, e una delle cose che solleverebbe sicuramente le persone detenute all'interno degli istituti, è il fatto di consentire di ritornare a delle telefonate, a delle videochiamate, a una possibilità di comunicazione con l'esterno molto più forte di quanto non sia adesso, che è stata, diciamo così, bloccata e riportata alla precedente, diciamo così, normativa, quindi a prima del Covid. Quindi già questo sarebbe sicuramente un contributo fondamentale e importantissimo. Dall'altra parte, incidere e amplificare le attività trattamentali, le attività lavorative, e far sì che le persone non siano appunto all'interno delle loro celle. Altra cosa molto importante è il fatto che gli operatori penitenziari non bastano, quindi servono mediatori, servono psicologi, servono operatori appunto che possano contribuire al trattamento delle persone detenute, appunto fondamentale è parlare e prendere provvedimenti sul sovraffollamento. Non è possibile che ci siano questi numeri, basterebbe veramente poco per ridurre la capienza. Ricordiamo che ci sono più di 22.000 persone che stanno scontando una pena al di sotto dei 3 anni. Ci sarebbero tutti gli strumenti e tutte le possibilità per interrompere questo stillicidio di vite e per interrompere, diciamo così, la condizione così grave delle persone detenute in questo momento nel nostro paese. Bene, ringraziamo tutti quanti e ricordiamo che la nostra è un'anticipazione di una mobilitazione che domani ci sarà almeno alla stessa ora in tutta Italia e che vedrà protagonisti tutti quanti i garanti territoriali, e qui a Roma questa mobilitazione sarà domani ripresa dalla Camera Penale, che appunto sarà qui a mezzogiorno. Mezzogiorno e mezza, vestiti di toghe, mi dice l'avvocato Scalise che è accanto a me, e vestiti di toghe appunto per testimoniare ancora una volta la loro motivazione civile e professionale a tutela delle persone ristrette negli istituti di pena. Grazie veramente a tutti. Grazie a voi.